urla e liti anche all'ultimo consiglio comunale di Venezia. Giorgio Orsoni non c'è, cala il sipario in attesa del commissario. Scandalo Mose, l'ex governatore veneto Galan rispedisce le accuse al mittente. Non ho mai preso soldi, dice, la villa l'ho comprata già restaurata. Continua il dibattito sull'immunità, i senatori parlano, i cittadini non è giusto, commentano, loro sono persone come tutti gli altri. Una turista 19enne è entrata all'ospedale chiedendo aiuto con la sorella. Mi hanno violentata in tre, ma sulla vicenda ci sarebbero dei punti oscuri. Gestiva traffici con la Sicilia dalla sua abitazione Mestrina facendosi portare il pesce. Arrestato il figlio del boss condannato per l'omicidio dalla chiesa. Paura all'alba in un appartamento di via Trento. Dal bagno è scaturito un incendio che si è propagato nelle altre stanze. Salvi gli inquilini. Sarà il compositore Desplat il presidente della giuria alla 71esima mostra del cinema Lido di Venezia. È stato candidato a 6 premi Oscar. Una buona serata a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. L'avete sentito anche dai nostri titoli, l'avevamo già annunciato qualche giorno fa e oggi c'è stato l'ultimo consiglio comunale a Venezia. L'ex sindaco Giorgio Orsoni non si è presentato, non sono mancate le urla. Dimissioni! 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 L'ultimo consiglio comunale, prima dell'arrivo del commissario, finisce nell'ormai immancabile gazzarra. Ad assistere allo spettacolo manca il sindaco dimissionario Giorgio Orsoni, che affida le sue ultime parole da primo cittadino a una lettera letta dal presidente dell'Aula, Roberto Tuletta. Non è la conclusione che mi auguravo, per un mandato che ho affrontato con l'entusiasmo di cuore per se stesso, nella speranza di contribuire a migliorare la vita nella sua città, e che invece è stato e continua ingiustificatamente ad essere assimilato a chi decisamente ha circolato su di essa. La maggioranza, prima delle annunciate dimissioni di gruppo, decide di approvare una serie di delibere ritenute urgenti per la città, suscitando le ire del consigliere di Fratelli d'Italia, Toni Cavaliere. Lo show continua con la prematura di partita del consigliere PD Franco Conte, che lascia anticipatamente l'aula in polemica contro la mancata discussione di un suo ordine del giorno sul commercio di vicinato, non prima di un alterco contro gli immancabili contestatori. Paga le tasse, poi parla! Pagate le tasse! Poi il palcoscenico tocca il verde Beppe Caccia, che sostenuto da una parte del pubblico invita chi protesta a seguirlo forcone in mano di fronte alla sede della regione. Mi piacerebbe che i signori che sono in platea si trasferissero appena finito qua, non preoccupatevi, è questione di qualche ora, si trasferissero appena finito qua a Palazzo Ferro Fini a chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale e a mandare a casa la giunta regionale del Veneto. È la giunta regionale del sistema delle grandi opere e del monte. Numero finale per l'ex Sebastiano Costalonga, dimessosi qualche giorno fa, che dopo aver assistito al consiglio da semplice cittadino ed essersi sgolato a dovere viene scortato fuori dalla sala da un gruppo di vigili urbani. Le elezioni sono falsate! Siete falsate! E sono falsate! Caccia! È una farsa! Siete tutti dentro! Come avete visto, nemmeno questa volta sono mancate le proteste e il caos in Consiglio Comunale. Sentiamo invece ora la voce di alcuni consiglieri. Ho cominciato a urlare per gridare come veneziano la voglia di mandare a casa tutte queste persone e chiedere le dimissioni a gran forza, perché una città come Venezia deve essere amministrata da persone nuove, persone
soprattutto oneste, che non facciano più parte di certi sistemi. Mai come in questo momento bisogna guardare al passato per aspirare al futuro, no? E sistemare le cose, abbiamo visto che qua è l'utile, sicuramente l'insegnamento che la Repubblica Serenissima ci ha lasciato, ma che questa gente non conosce. In questo caso ci vorrebbe praticamente la legge, le regole delle 3P. Pagheli, peseli e piccheli. Noi non ci siamo dimessi semplicemente per un motivo, per portare a casa delle operazioni virtuose che abbiamo messo in cantiere negli ultimi mesi. Uno, la piscina a Marghera, il mercatetto frutticolo, che darà lavoro e riqualificazione a Marghera. Due, la mia delibera sull'anagrafe immobiliare. Un censimento degli immobili del Comune di Venezia con scritto chi li occupa, quanto paga perché li occupa, i redditi dichiarati, tutto quello che è trasparenza e piena accessibilità alle informazioni del Comune di Venezia. Ne parliamo ora dell'inchiesta Mose. Oggi si è fatto sentire con una conferenza stampa l'ex governatore veneto Giancarlo Galan, rispedendo le accuse al mittente. Non ho mai preso soldi, dice, la villa l'ho comprata già restaurata. Sentiamo. Chieda alla Guardia di Finanza perché non mette altre 10 voci che andavano messe, che anche un ragioniere sa che vanno messe. Lo chiede la Guardia di Finanza? No, a me non lo so perché non l'abbia fatto. Quindi lei si sente perseguitato dalla Guardia di Finanza? Ma io non mi sento perseguitato da nessuno e vi prego di non usare questo termine. Io sento che la Guardia di Finanza ha fatto un lavoro modesto, scadente. Mi scusi, modesto? Tale da indurre in errore chi doveva giudicare. È uno dei passaggi più accesi del lungo incontro con la stampa, il primo da parte dell'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, e accusato di lusso dall'inchiesta Mose oggi alla Camera, dopo aver consegnato la memoria alla Giunta per le autorizzazioni, ha respinto ogni accusa, a cominciare dai lavori nella villa di Cinto, acquistata nel 2005 da un dentista per poco meno di 1 milione di euro, già restaurata, dice. Eccole qua, le foto della famosa casa prima che io la comprassi. Altro che restauro milionario, altro che balle di questo genere. Questa è la casa, lo dico, è messa meglio di adesso. La sua spesa, 700.000 euro per la barchessa e il terzo piano, 200.000 di mutuo. Ho guadagnato bene nella mia vita professionale, dice ancora Galan, citando Publitalia. Accusa fantasiosa e infamante, aggiunge quella di Mazzacurati, che lo avrebbe stipendiato con 1 milione all'anno. Neanche per la Minutillo, la sua ex super segretaria, antipatica e la più lussuosamente vestita. Il giorno in cui la vidi addosso con un cappotto che mi dissero costava di Chanel, che costava 16.000 euro, è per la Madonna, qualche dubbio mi è venuto. In platea ad assistere anche l'ex candidato sindaco a Venezia, il professor Brunetta. Passa qualche ora e nel pomeriggio il PM Ancillotto in aula svela come a carico dell'ex presidente del Veneto emergano intercettazioni ambientali e operazioni commerciali per 50 milioni di dollari nel sud-est asiatico. L'avete sentito, dunque, diverso il punto di vista dei PM che appunto nelle carte dell'inchiesta Mose parlano di cospicue operazioni commerciali nel sud-est asiatico nell'ordine appunto di 50 milioni di dollari trovati in documenti in possesso di prestanome. Ma continuiamo a parlare di politica, della partita, delle riforme, che è un passaggio chiave in vista dell'inizio della discussione in aula e dell'approvazione. Un via libera che il ministro delle riforme garantisce arriverà entro la fine di giugno, anche se il meccanismo, come molti di voi sanno, si è inceppato sul ripristino dell'immunità dei senatori, che nel disegno di legge originario di riforma del Senato non c'era più e ora invece rientra dalla finestra. E allora abbiamo chiesto ai cittadini che cosa ne pensano, le vostre risposte. Continuano a fare i loro interessi e noi piccole persone in tutto e per tutto continueremo a fare gli schiavi praticamente dei romani. Continuano a fare i propri cavoli per mangiare sopra la povera gente, fine. E purtroppo verrà fuori che ci vorrà una cosa, secondo me, drammatica. Cioè, non trovo le parole, ma una roba purtroppo di violenza per far cambiare le cose. Non sono d'accordo, perché sono persone come noi. È inutile neanche pensare. Non voglio neanche perdere tempo a pensare. Io non voto più, non faccio più niente, mi sono stancato di tutto, guarda. Non si deve dare l'immunità. Questa. Perché non sono uguali agli altri?
non devono avere l'immunità perché sono persone anche loro e se combinano qualcosa è giusto che paghino anche loro come paga tutta l'altra gente. Dovrebbero dare proprio il buon esempio loro. Se li avete in galera tutti quanti, scusatemi, per meglio di tutti, l'immunità non ci vuole. Mandarli in carcere tutti. Chi sbaglia deve pagare e tagliarli, buttare via la chiave addirittura. E a questo proposito l'intervento del nostro direttore Luigi Baccialli. La casta perde il pelo ma non il vizio. Si stava per avviare verso la conclusione questa riforma del Senato, meritevole iniziativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del suo governo, quindi un Senato di solo 100 persone, pensate che riduzione di costi, senza stipendio ma con soltanto rimborsi e spese, eletti tra non dai cittadini in questo caso, ma nominati tra i consiglieri regionali e i sindaci. E quindi un Senato delle regioni diverso dalla Camera dei Deputati che così metterebbe fine al bicameralismo perfetto, così viene chiamato. Per un piccolo particolare però non siamo affatto contenti perché qualcuno ha subito tentato, facendo il furbo, di introdurre l'immunità parlamentare per questi nuovi senatori. Era l'occasione giusta, è l'occasione giusta per partire da capo, per fare in modo che sia da tutti i punti di vista una Camera ineccepibile, con appunto delle spese più contenute e soltanto 100 parlamentari che si occupano prevalentemente dei territori che rappresentano. È uscito come al solito l'emendamento furbetto dove qualcuno, e nessuno se ne assume responsabilità, se sentite le dichiarazioni sui telegiornali delle reti nazionali, sentite tutti questi i vari caporrioni di partito che dicono ma come, io non sapevo niente, ma quale, no, l'emendamento l'ha messo lui, lo sapeva l'altro, insomma adesso c'è il solito scaricabarile perché qualcuno aveva tentato di inserire questa immunità parlamentare e vedrete che ci riusciranno alla fine nonostante tutti si dicano così a parole contrarie. È veramente scandaloso perché cosa significa l'immunità per i nuovi senatori, che anche loro come i deputati in caso di problemi con la giustizia, soprattutto in caso di richiesta di arresto da parte della magistratura, dicono eh no, deve essere la stessa Camera che deve giudicarmi e decidere sull'autorizzazione a procedere, quindi mandando a ramengo tutte le inchieste della magistratura e possibilmente, questa è la loro speranza, facendola franca. Adesso tutti dicono di no, forse Italia dice no, io non ci ho pensato neanche. Lo stesso Partito Democratico che dovrebbe dire con il primo ministro, altro che accordi con Forza Italia, noi siamo per la pulizia, siamo per una nuova etica all'interno della nuova politica, no, invece fanno con per esempio la Serracchiani ieri che ha detto ma è una questione su cui devo ancora riflettere, ma dico siamo in un periodo in cui vengono scoperchiati questi pentoloni delle tangenti, il malaffare delle regioni, ogni tanto vengono pizzicati anche i sindaci e vogliamo consentire loro di ripararsi dietro un altro scudo? Cose da pazzi, cose inverosimili, soltanto il Movimento 5 Stelle ha protestato contro una misura che veramente grida vendetta davanti a Dio. Quindi la speranza, anzi la certezza, è che in un sussulto di dignità, oltretutto è stato incredibile leggere un fondo di Angelo Panebianco sul Corriere che giustificava l'immunità con la dignità della funzione. Ma la dignità della funzione la si conquista con i comportamenti e con le azioni, non perché c'è l'immunità parlamentare che ti deve porre su un altro livello rispetto ai comuni mortali. Quindi ci si aspetta che questo emendamento, questa immunità parlamentare sia cassata sia per il Senato, sia per i senatori se non vogliono, sia per il Senato, sia per i deputati se non vogliono che ci siano due pesi e due misure. La tolgano e si ritengano uguali come sono d'altra parte a tutti gli altri cittadini.
L'ambasciatore del Marocco in Italia, Sana Bouyoub, il viceconsole generale Ahmed El Kdar, hanno incontrato ieri a Venezia un gruppo di imprenditori, architetti e investitori locali per promuovere sinergie e collaborazioni tra le categorie del Veneto e il paese nordafricano in forte crescita economica. Pressione fiscale molto bassa, assenza di lacci burocratici, tra i motivi che dovrebbero indurre i veneti, secondo i diplomatici, a cogliere tutte le opportunità offerte dal Marocco. Siamo ora alla cronaca. Aiutatela, l'hanno violentata. Queste le parole della sorella di una 19enne australiana ai medici dell'ospedale di Mestre. Stupro di gruppo, questa in sintesi l'accusa che la ragazza ha rivolto contro tre giovani di nazionalità tedesca partiti nelle stesse ore verso il loro paese natale. In questo momento in mano agli inquirenti però ci sarebbero solamente il racconto della ragazza, su cui insisterebbero in realtà molte ombre e gli accertamenti sanitari che avrebbero dato esito negativo. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Mestre. È stato arrestato all'alba nel suo appartamento di via Pio X Vito Galatolo, 40 anni, figlio del boss Vincenzo, condannato all'ergastolo per l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Upicciuridu, così lo chiamavano, è uno dei 95 destinatari delle misure cautelari emesse dal GIP di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia siciliana. Galatolo controllava i suoi affari in Sicilia anche da Mestre, amava il pesce e i suoi picciotti, secondo i magistrati, insieme alle cassette di triglie e orate, gli portavano anche i conti del pizzo e degli affari. A svelare in retroscena il nipote Angelo Fontana, adesso collaboratore di giustizia. Mogliano. Grave incidente stradale sul passante di Mestre. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale si è registrato un maxi tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli. 5 i feriti, tra cui un bambino di nazionalità bulgara di 12 anni che si troverebbe in condizioni gravissime all'ospedale di Mestre. Il conducente di un furgone, forse per un colpo di sonno, avrebbe tamponato violentemente l'auto con a bordo il 12enne. A sua volta, andata in testa coda, continuando la sua corsa dalla prima alla terza corsia, si è imbattuta in un'altra auto che sopraggiungeva, coinvolto anche un furgone. Mestre. Momenti di paura in un condominio di via Trento. Un appartamento abitato da cittadini cinesi è stato danneggiato da un incendio scaturito probabilmente da un cortocircuito nel bagno. Subito sul posto sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco, l'autobotte e l'autoscala, per raggiungere dall'esterno l'abitazione in cui stavano divampando le fiamme, che si sono propagate alle altre stanze. Gli inquilini sono riusciti a mettersi in salvo scappando dalle scale, mentre l'incendio è stato domato senza particolari problemi. Nessuno è rimasto ferito. Ci spostiamo ora a Lido di Venezia per iniziare a parlare della mostra del cinema. C'è già infatti il nome del presidente della giuria. Eccolo qui, si tratta del compositore francese Alexandre Desplat, autore di alcune delle più importanti colonne sonore degli ultimi anni. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale presieduto da Baratta su proposta del direttore della mostra Barbera. Tra l'altro Desplat è stato nominato per 6 volte premio Oscar, ha ricevuto anche un Golden Globe, 3 César, 2 European Film Award, ha collaborato con registi come Roman Polanski e Ang Lee. È la prima volta che un compositore di musiche da film presiede la giuria della mostra del cinema di Venezia. E vi ricordo, questa sera, in prima serata, andrà in onda la replica del primo consiglio comunale di Padova che durante la giornata abbiamo seguito in diretta. Dunque non perdete questo appuntamento dopo i nostri telegiornali. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata. Arrivederci.